Marcello Pacifico, ANIEF, la firma per il patto sulla scuola a Palazzo Chigi, la scuola è diventata prioritaria in questo governo. Sì, siamo riusciti, oggi sono qui a nome della Confederazione, tra l'altro CISAL, e siamo riusciti a portare avanti finalmente il nome della scuola al centro della politica anche di tutte le confederazioni del governo. Quindi questa è la prima cosa importante. Inoltre in questo patto, anche rispetto al testo iniziale, siamo riusciti a inserire degli impegni da parte del governo su precariato, su risorse per i contratti, sul dimensionamento e sulla mobilità. Quale di questo è quello più importante a vostro avviso? Certamente il più importante deve essere quello del precariato, perché poi si parte, la scuola italiana è la scuola più precaria del mondo, quindi bisogna affrontare il tema del precariato subito e eventualmente, se già ci sono delle proposte nel decreto sostegni bis che è in corso di approvazione, bisogna però modificarle a seguito dell'andamento dei tavoli, perché la soluzione finale deve essere quella di andare a reclutare tutti i precari della scuola italiana, del sistema nazionale di istruzione, tutti quei precari che sono inseriti nelle graduatorie delle supplenze in prima e in seconda fascia, ma anche gli insegnanti di religione cattolica e anche quelli che sono delle graduatorie di istituto. E poi dobbiamo parlare del personale ATA. Non ho sentito parlare però dell'abolizione delle classi pollaio. No, le classi pollaio sono un tema. All'interno si è parlato e si è scritto che c'è un impegno del governo a rivedere i criteri del dimensionamento scolastico e del rapporto alunni-insegnanti anche a fronte del numero inferiore delle iscrizioni. Basti pensare che quest'anno ci saranno 100.000 alunni in meno. E allora questa può essere l'occasione finalmente per ridefinire, non per tagliare posti, ma per ridefinire un rapporto diverso, più breve, quindi più piccolo, di alunni per classe, perché solo così si può fare scuole didattiche in sicurezza. E l'ATA? IATA è un argomento che bisogna affrontarlo. IATA hanno subito in tutti questi anni forse più tagli e più precariato degli altri, a partire dalla legge 133 fino alle ultime immissioni in ruolo riservate al personale delle cooperative. Noi invece ora dobbiamo fare in modo che il personale IATA sia il punto di partenza, perché per esempio nel piano per l'estate si parla tanto di docenti ma non di personale IATA, e quindi dobbiamo fare in modo di nuovo di rivedere i livelli, i profili professionali e soprattutto anche lì di andare a combattere la precarietà e di trovare una soluzione per i facenti funzioni di SGA.